Ciao a tutti, eccomi al tutorial di questo ciondolo. Molti di voi che si trovano nei gruppi su Facebook hanno visto la foto e mi hanno chiesto di mostrarvi come ho fatto questo ciondolo. Allora, io inizio col dire che questa è un'altra variante della maglia a farfalla. In un primo momento io seguendo, cioè guardando un bracciale, una collana sul video di 75 Marghe 75 ho fatto questo bracciale. E questa sarebbe la parte dove c'è la maglia a farfalla. E da qui ho pensato di farci degli orecchini e quindi facendo questo, piegando, unendo queste due ali, ho formato questo orecchino. E ci ho fatto anche un tutorial. E alcune di voi hanno fatto un bel po' di orecchini e quindi hanno fatto le foto e sono molto contenta, anzi le ringrazio di aver messo le foto perché è davvero una soddisfazione vedere che insomma a molte di voi è piaciuto questo orecchino. Ok, da qui poi ho detto: ma posso farci qualche altra cosa? Può uscire qualche altra cosa? Allora ho preso questo anello più grande che è di circa 15 mm e in pratica adesso vi faccio vedere di nuovo il ciondolo. Non ho fatto altro che mettere due orecchini insieme, cioè le due parti degli orecchini insieme ed è uscito fuori questo ciondolo. Ora, per chi non ha visto come ho fatto questo orecchino, può vedere il tutorial che adesso metterò sotto al video il link, così che insomma vede la lavorazione come viene fatta. Io nel frattempo, comunque per dimostrarvi come l'ho fatto, ho già iniziato un altro ciondolo, eccolo qui, che non è terminato. In questo modo vi faccio vedere le ultime parti. Ecco, potete vedere voi stessi che io non ho fatto altro che fare le ali di farfalla, diciamo così, e ne ho fatte quattro e poi le unirò tutte insieme. Quindi adesso vi spiego. Su questo anello grande, cioè su questo, ho messo 16 anellini di questi digrinati, in questo caso sono color oro. Poi i gruppetti di 4 li ho uniti e ci ho fatto questa aletta. Adesso ne faccio una proprio per dimostrarvi come la faccio. Allora, già ho preparato gli anellini aperti, di questo colore sono argento satinato, e comincio col mettere il primo anellino. Ecco qui. Unisco due di questi anellini zigrinati, prendo la mia pinza e chiudo l'anellino. Poi prendo un altro anellino e passandoci sotto a questo, no, sopra, scusate, ho sbagliato. Prendo il secondo anellino che già è stato inserito e il terzo e vado a chiudere in questo modo. Ora prendo un terzo anellino e passo sotto a questo che già ho inserito e inserisco nel terzo e nel quarto anellino zigrinato. Un attimino che allargo, ecco qua. E vado a chiudere anche questo. Ecco qui. I primi tre anellini sono inseriti. Adesso giro il lavoro. E vado per chiudere meglio il lavoro, prendo un ultimo anellino e vado a inserirlo nel secondo e nel terzo anellino zigrinato. In questo modo. E chiudo. Così. Ecco che ho fatto l'ultima aletta di farfalla, diciamo così. E ho unito tutti, gli anellini. Ora vedete che, bisogna unire anche questo. Ecco perché ho preparato altri anellini. E li vado a chiudere come ho fatto con l'orecchino. E quindi ecco qui. Prendo questo anellino che appartiene all'altra aletta, giusto per capirci. E quest'altro qui un attimino che ci arrivo, ecco qui e vado a chiudere. Poi giro sotto. Prendo l'altro anellino, dove sta? Ecco qua, e chiudo quest'altro lato. Così è abbastanza facile. Ecco qua. Poi faccio la stessa cosa anche con gli altri. Un attimino.
chiudo sopra. Poi vado sotto a chiudere l'altro lato, un attimino, dove si trova? Eccolo qui. Giusto per unire queste parti che ho lavorato prima. Dove si trova l'altro? Eccolo qui. Devo unire adesso quest'ultimo pezzo. Quindi sopra. Eccolo qui. Cerco di andare veloce. Ok, è uno. Eccolo qui. E poi che succede? Ecco qui, l'ultima parte. E uno. E dall'altro lato. E due. Ecco qui, ho unito tutte le ali. Adesso non si muovono più. Solo che poi, una volta che ho finito questo giro, mi sono resa conto che comunque gli anellini si spostavano. Ecco perché poi ho pensato di metterci questi anellini qua, scusate, che noi solitamente usiamo per, che ne so, appenderci un charms, insomma, i soliti anellini che usiamo per farci tutte le lavorazioni. Così che ho deciso di metterli per chiuderci questi anellini, in modo tale che non si aprano. E uno, ecco qua mi ci vorrebbe l'altra pinza, però per fare presto, ops, no, per fare presto ho sbagliato, un attimino solo. Ecco qui, e vado a chiudere. E uno. Metto giusto un altro perché poi mi dispiace perdere troppo tempo e voi vi annoiate. Due. E in pratica ho fatto così tutto il giro, chiudendo tutti questi anellini qua, vedete? Questi qua, questi qua, questi qua. Ed è uscito fuori poi questo ciondolo qua. A me è piaciuto tantissimo e penso, insomma, ho visto che anche a voi, insomma, è piaciuto. Uno poi ci mette, che ne so, un altro anellino qua e lo appende poi a una catenina. Ok, questo è tutto. Molto facile, veloce e carino. Spero sia stata chiara e ok, al prossimo video. Ciao!